7900. Sì, ma leggendo sono capaci tutti, eh. GSX650F Yamaha Fazer, il Fazer vecchio. Eh sì. Wow. Questa Yamaha. Questa la se l'ha rifatta da Dario. Yamaha non so questa roba. Cos'è? Non lo so. So, c'ha il muso di una super sportiva però. Però non capisco cos'è. Questo è un Harley, immagino. Sono quella dei Sons of Anarchy. Non ti sfugge niente, eh. Questa è quella di Andrea? Eh sì. Ma questo è per un attire. Questo è, se è la prostata infiammata. Ah, ok. Non è vero, è per ammorbidire la sella. Ah, ok. E beh, diciamo che per lui andrebbe bene il bonus sconto di Dario. Se volesse rifare la sella, vince il bonus sconto. Guarda, quella è un 1090 vecchio. È il modello prima di quello che c'è adesso? KTM 390, posto del mio. E questa è una 0, no, questa è una 07. E diciamo tra pronta? Vado. Distribuiamo numerini? Ma da dove parto? E parti dall'inizio e vai fino alla fine. Wow. Ma sì. Anche a noi? No. Vuoi vincere i premi? No. Va bene, allora prosegue, eh? Vai. Annuncialo però. Annuncialo a voce alta a tutti. No, l'annuncio. Lo faccio io? E allora prendi sul telefono. Vai. Adesso diamo i numerini a tutti, visto che poi ci sono 7 premi. Cioè, in realtà tutti riceverete qualcosa per essere venuti. Però ci sono 7 premi in ordine, che cioè tipo un paio di pantaloni gratis. Tipo 300 euro di roba. Cioè il primo premio. Quindi adesso l'una passa, vi dai i numerini a tutti. Dopo chiamiamo Irene, che ha 2 anni e mezzo. Va bene? Vado, Vai, distribuisci. Potrebbe mancarlo. Ma è guardato preoccupato. Ma era 2 anni fa, quindi per ora l'ho scampata. Ragazzi, questo tavolo è giù, guarda. Grazie. A me l'età mi ha dato, hai visto? Sì. Io ho tutti per 3 l'età. Ha toccato il 19. Io quasi giusto, 19. Non la cambio. Ma se vuoi metà degli anni. Sì, magari. Ma è quello. Ma lei è giusto. Lei è quasi. Anche perché so se vuoi. Una volta mi piace. Avrei preferito 69. Presentati. Guarda, questo è il tavolo più bello, il tavolo del disagio. Michele 3. Neanche a fare apposta. Disagio. Ma stamattina dove eri? Dormivo. Ciao. Mi fanno, non so dov'è, c'è qua da 2 ore, non si vede. Ero poi, sono sceso a far colazione. Sono andato sul campanile a sistemare. Due cosette. Sì, all'ennesima suoneria di campane. Pensa che noi abbiamo la camera di fianco al campanile. Che? Proprio di fianco. Cioè il terrazzo, se esco mi posso lanciare nel campanile. No, io l'avrei già demolito, diverso. Bene, i numeri li abbiamo distribuiti. Ti ritiri perché è vergogna. Ha già fatto fin troppo per il suo standard.
A few moments later. Fa caldo. Ma perché? Fa caldo, è impossibile. Non può avere fatto questo caldo. Al massimo ustione. Bene. Succederà qualche giardiniera fatta in casa. Sembra la pubblicità spot promozionale. Sì. Solo da noi. Vuoi dire qualcosa? No, domani vado in palestra. Dopo aver mangiato queste robe. Tutti domani andiamo in palestra. Lasciami stare. Moments later. Che si vede? Okay. Adesso facciamo l'estrazione, quindi se avete perso il numero. Un problema, esatto. Non volevo dirlo che poi è un po' brutto, però sì. Tu sei in attimo? Perdi? Perdi il numerino? Metti dentro la manina? Uno, Numero? Siamo un po' in difficoltà. Comunque è uscito il 22. Vieni. Era il primo premio, quindi... È perfetto, certo. Era il primo premio, era un paio di pantaloni di BMJ gratis. Questo è il secondo premio, una notte in hotel gratis. La brasiliana è compresa. No, qui c'è il rischio che sia un brasiliano. Numero 17. Qualcuno diceva che portava sfiga. No, puoi venire con chi vuoi. Anche con l'amante. Questo premio qua è un buon omaggio, cioè un buono sconto da Dario per la sella, quindi se dovete rifare la sella. Numero 9. No, è di Dario. E questo dobbiamo rifarlo. Posso regalare una sella da solo. Numero Devi farcelo vedere. 12. Grazie. Adesso questo è una nostra felpa gratis. Numero 18. I contratti, i numeri c'erano tutti comunque, quindi... No, ci devi segnare che colore vuoi, sì. Che taglia vuoi e l'indirizzo dove spedirla. Cioè, ma adesso devi farlo però. Ce la posso fare? Questo è una maglietta gratis. Mi sto distraendo. Numero 25. Bravo. Arriva da Perugia, quindi direi che... Stessa cosa, segnaci la taglia e il colore lì e l'indirizzo dove spedirla. Vai. E poi sono rimasti due buoni sconto per dei pantaloni sempre di BMJ. Numero 23. Tua. No, questo devi contattare direttamente l'azienda. Okay, okay. Grazie. Allora, ultimo, eh? Numero 28. Io, 28 Michele. Una botta di culo incredibile. Bene, per tutti gli altri ci sono le bandane scaldacollo. Cioè, comunque tutti avrete qualcosa. Se partite dall'uno almeno ci siete tutti nel video. Grazie. Grazie. Della bimba. Perché è fantastica. No, io no. Grazie.
Io vale. Grazie. Prego. Come se lui non ne avesse abbastanza. Grazie. Io non ne ho troppo. Grazie. Bravi ragazzi, grazie. Il cameraman, siamo anche al cameraman. Grazie. L'avete preso tutti? Cioè tutti quelli che non hanno vinto qualcos'altro. Io ho vinto me stesso. Vai, saluta. Sì, vabbè, no, saluta bene. Ciao Marta. More moments later. Pranzo finito. Qualcuno inizia ad andare a casa? Sì. 1 hour later. Bene fans, avete visto la lotteria? Abbiamo salutato tutti. Poi oggettivamente non è che si può riprendere tutto un pranzo, un evento, perché cioè o partecipi fisicamente o fai tutte le riprese. Quindi se c'è qualche cameraman che si offre per venire a fare le riprese al prossimo, volentieri. Ovviamente gratis. Cioè, gli offriamo il pranzo. Esatto, gli offriamo il pranzo e lo facciamo partecipare alla lotteria. Però poi finisce lì, perché non possiamo permetterci anche un cameraman. Detto questo, ringraziamo tutti i ragazzi che sono venuti su, è stata veramente una figata. Sì. E soprattutto ringrazio Andrea che si è fermato sul tornante a fare le foto sotto il sole come me. Infatti... ustionato. Io sono molto rosso, lui è abituato a lavorare in vigna, mi ha detto nei campi, quindi probabilmente ha sofferto di meno. Io stanotte sarò a Bordeaux, però a parte questo è stato molto figo. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Ma mi verrebbe a dire di no, ci ha dato tutto, però no, ringrazio anch'io tutti quelli che hanno partecipato, è stato bellissimo, sono tanto emozionata, tutti quelli che sono venuti su. È stato molto figo. Beh fans, adesso ci cambiamo e direi che possiamo anche chiudere il video qui, perché tanto farvi vedere la discesa di Bema non ha molto senso. E ringraziamo di nuovo tutti, è stato veramente figo. E ringraziamo anche gli sponsor che ringraziamo, hanno... vero, ringraziamo PMJ che ha messo tutti i regali. Ringraziamo Dario che ha messo il buono. E così soprattutto grazie a PMJ che ha messo la bandana. Tutti sono riusciti ad avere qualcosa che insomma non è scontato per niente, anzi. Beh, ringraziamo anche l'hotel Il Gusto di Valtellina che ha offerto gentilmente una notte per due persone e che ha organizzato alla perfezione tutto l'evento. Ringraziamo anche noi stessi che abbiamo regalato una felpa e una maglietta, perché comunque è giusto anche fare autoringraziamento. Giusto. Bene fans, direi che per questo video è tutto. E continuate a seguirci e vi vogliamo bene. Ciao fans. Ciao. Ciao fans. Ciao fans. Siamo appena arrivati a casa, abbiamo trovato ovviamente tutta colonna in barassina, ma a parte questo è stata una figata e spero che vi siate divertiti anche voi. Partiamo in irrigazione in sottofondo. Mi sono ustionato per stare sul tornante a fare il video a tutti e niente, tu non vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai già detto tutto tu? Sto tornando tanto ti finisco così. Questo è un cavallo di battaglia ormai. No, grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo domani sempre alla stessa ora. Sembra... cazzo c'è, cioè, non vuol dire niente, perché ci vediamo domani alla stessa ora? Sembra la fine del TGCOM. Ma perché? Grazie per essere stati con noi. Una volta che dice qualcosa lo chiude con una minchiata. Ciao fans!